Ah, grazie. Stasera usciamo? Sì, stasera usciamo. Te ne hai riscordato? No. Sì. Vuoi rimandare? No. Sono sexy tutti e due. Lo so, li ho scelti io, ma quale mi sta meglio? Per cosa? Sei provocante come entrambi. Non è questo il punto. Oh, c'è uno schianto! Perfetto, così almeno a cena potremo parlare del mio corpo. Questa cena è un errore. È normale essere tesi in questi casi, specialmente quando si è fuori allenamento. Devi solo calmarti, rilassati. Io sono allenata, non sono te. L'ho messa in programma per la masectomia e sarò lì anche quando i plastici le faranno la ricostruzione mammaria. Io non potrei. Fare cosa? Vestirti tutta sexy per il tuo fidanzato come fa Cristina? Fatti una sega, Alex. Togliermi ovaie e seno perché mi potrebbe venire un cancro. E una mano? Se ti dicessero che c'è la possibilità di morire, lo faresti. Con la differenza che senza una mano non azzeri la tua libido, non convivi con delle costanti vampate o con dei seni di silicone, ne rinunci ad avere figli. Io neanche mi farei il test, insomma. Che pro? Tutti dobbiamo morire comunque, giusto? Scusate, il cerotto di Hello Kitty che mi fa straparlare. Io dico tagliare via tutto. Alla fine sono pezzi di carne. Quindi ti taglieresti il pene? Per salvarmi la vita, sì. E comunque ne ho in abbondanza. Sprizzo sesso da tutti i pori, anche con il camice. Sono sempre sexy. E poi mi avvistano da mille volte. Cattivi pensieri, andate via. Ma non ti ha mai vista fuori dall'ospedale? Grazie. Stai molto bene stasera. Grazie. Che cavaliere. No, quello è olio d'oliva, è il burro. Oh. Volete che vi mandi il sommelier? No, non credo che sia necessario. Dunque, vorrei uno chardonnay. Io voglio un bordeaux. Lo chardonnay è più adatto con la ragosta. Io voglio una bistecca. Tu mangi carne rossa? Tu no. È davvero in... Che c'è? Niente. Saltiamo il dolce. Domattina devo svegliarmi presto. Oh, certo. Non c'è problema. Chiamate il 911. Ha detto che aveva un bruciore, credevo scherzasse. Posso? Rapido e irregolare. Guarda qui, la lunghezza delle dita. Deve essere almeno 1,90. Marfan. Che c'entrano le sue dita? Suo marito mostra chiari segni della sindrome di Marfan. Le pareti dei vasi sanguigni sono deboli. Serve l'ambulanza. Rischia la dissecazione, deve essere operato. Prima che si rompa la aorta. Di cosa parlate? Si può sapere chi siete? Abbiamo una dissecazione dell'aorta toracica, serve una TAC e una sala pronta. Mettetegli un'altra agocannula 16 e continuate con l'ossigeno. È un caso di massima urgenza, di corsa al Seattle Grace. Lei chi diavolo è? Ehi, è il cardiochirurgo che deve operarlo. E lei è con me.